È una Fiorentina che ha dimostrato contro la Juve di giocarsela sempre, di avere l'occasione. Ricordiamoci la partita di Coppa Italia. Io spero che ci sia un po' anche la rivalsa, nel senso anche un pochino di fortuna, perché noi la Juve ha parcheggiato un pullman davanti, poi ha vinto la partita come è andata, ma quello lo sappiamo, ma qualcosa ti riviene dato e vale anche doppio il gol. Quindi si va a Torino comunque, anche se era 0-0, per dovergli fargli un gol. Sì. E questo era inevitabile anche prima, quindi cambia poco. Hai tutte le possibilità, perché comunque sia in casa che fuori tu le partite comunque le fai sempre allo stesso modo. Sai che è difficilissimo, perché a Torino comunque è una squadra sorniona, abbiamo visto anche contro il Bologna che perdeva, poi la ripresa alla fine, però insomma è una Juve che fa fatica a esprimere un certo tipo di gioco, fa fatica a costruire anche tante occasioni. Cioè si stanno lamentando di Vlahovic, ma Vlahovic c'ha un pallone giocabile in tutta la partita ed è riuscito a fare gol l'altro giorno al 95esimo. Comunque tra gli stranieri è che hanno fatto 50 gol nel campionato italiano, il secondo di sempre, ma infatti, dietro a Papo, l'ottavo è Kurt Hamrin. Ma è un giocatore che sta facendo benissimo in una Juve veramente che fa fatica a esprimere gioco e a esprimere occasioni. Ed è una Juve che anche poi è costretta a giocare sempre con Chiellini e Bonucci, ma vediamo che hanno dei grossi problemi a mantenere la partita, stare in campo. Quindi insomma è una Fiorentina che se la va a giocare alla grande, io sono convinto, sia la partita di Coppa Italia ma poi anche l'ultimo in campionato ce la giochiamo tanto, ma abbiamo grandi possibilità, perché in questo momento, secondo il mio punto di vista, la squadra c'è, ha fiducia, entusiasmo, ma soprattutto gioca fuori casa con lo spirito giusto di andarsi a giocare tutte le partite e andrà a Torino a giocarsela alla grande.